sindaco, lei ha appena firmato l'ordinanza che regola i flussi nel centro storico. È preoccupato per l'aumento dei contagi in vista anche delle feste? Beh, diciamo, io devo dire sono preoccupato, nel senso che noi non dobbiamo pensare che la pandemia sia finita. Cioè, la pandemia è ancora presente, i numeri ce lo dicono. Io spero che noi riusciamo a garantire un Natale sereno, anche perché tutti ci meritiamo un Natale di maggiore serenità, e che anche gli operatori economici aspirano a un Natale di maggiore tranquillità. Però per far questo bisogna rispettare le regole. Quindi il tema della vaccinazione è fondamentale, soprattutto per utilizzare la mascherina, e noi cercheremo anche di fare in modo che, diciamo, di ridurre gli assembramenti, cosa complicata in un periodo festivo come quello natalizio in una città come Napoli. Noi faremo un grande sforzo, devo dire, ci sarà un grande sforzo da parte del corpo dei vigili urbani, della Polizia Municipale. Sfrutteremo la possibilità che abbiamo il primo di dicembre di assumere del personale che viene dal concorsone regionale e che riusciamo a assumere grazie all'approvazione del bilancio consolidato che abbiamo fatto qualche giorno fa. Là ci sono anche 40 vigili urbani, quindi questa nuova forza lavoro, per noi piccola però nuova, e per noi è fondamentale per garantire un minimo di maggior controllo proprio nelle zone più calde della città e noi del periodo natalizio, e noi le impegneremo proprio nel controllo dei varchi. Grande sforzo che noi stiamo facendo, con un grande impegno, devo dire, di tutto il personale, sapendo che, diciamo, le truppe, diciamo così, sono ben al di sotto di quelle che servirebbero poi per garantire i servizi che noi vogliamo garantire ai cittadini di Napoli.